Si è parlato molto di tutela dei produttori e delle produzioni agroalimentari tipiche sabato 5 novembre a Cavour nel corso dell'inaugurazione della manifestazione Tutto Mele, patrocinata come sempre dalla città metropolitana di Torino. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, numerosi parlamentari piemontesi, amministratori di Regione Piemonte e città metropolitana si sono confrontati su quanto lo Stato e gli enti locali possono fare per sostenere l'agricoltura di qualità in una congiuntura economica già condizionata dagli effetti a lunga scadenza della pandemia e ora aggravata dalla guerra in Ucraina. Sono temi che torneranno anche nella giornata conclusiva di Tutto Mele, domenica 13 novembre, nel convegno in programma all'Abbazia di Santa Maria sul tema «Verso un distretto del cibo sostenibile, le prospettive del settore agroalimentare nel territorio pinerolese». Beh, io credo che come ente di area vasta stare vicino ai nostri comuni nel loro percorso di sviluppo sia fondamentale. Noi possiamo aiutarli a fare rete e a promuovere le sinergie che già ci sono e che vanno soltanto valorizzate. Quindi noi ci assumiamo il compito di essere un ente coordinatore di tutti i loro sforzi. E qui la rete è nata già qualche anno fa perché c'è la ciclopista, diciamo, della strada delle mele, quindi una serie di comuni che hanno imparato a lavorare insieme. Ma sì, direi che qua i comuni hanno già dimostrato di saper fare rete tra di loro e non solo, hanno anche dimostrato di saper lavorare con i privati perché l'obiettivo è comune ed è quello di sviluppare le nostre comunità, di accrescerne il benessere. Città metropolitana sta per deliberare in consiglio l'adesione al distretto del cibo chierese e carmagnolese, ma questa idea del distretto prenderà piede anche in altri territori. C'è grande fermento in diversi territori, stiamo seguendo molto da vicino e stiamo cercando di coordinare i diversi attori protagonisti di questa entità che è il distretto del cibo, e proprio domenica prossima in chiusura di Tutto Mele parteciperò ad un convegno su un potenziale distretto del cibo proprio nel pinerolese, ma se ne parla in canavese, se ne parla un po' ovunque nella città metropolitana, perché è una grossa opportunità e quindi noi come città metropolitana sosteniamo gli sforzi dei comuni che decidono di percorrere questa strada.